Sapere al dottor Sen. Buonasera a tutti, buonasera. Il Consiglio dei Ministri, se possiamo abbassare, ecco il ritorno che è perfetto, il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il DEF, per cui abbiamo pensato opportuno per rispetto al vostro lavoro, prima ancora di iniziare, di continuare il lavoro del Consiglio dei Ministri che sta procedendo su questioni di natura molto importante naturalmente, ma meno importante del DEF. Abbiamo deciso di scendere in sala stampa assieme al Ministro Padoan per illustrarvi, perché lui possa illustrarvi il documento economico-finanziario. Un'unica considerazione prima di iniziare sulle questioni del DEF, appunto, come già sapete, il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha provveduto nei minuti appena trascorsi a procedere al richiamo formale per consultazioni dell'ambasciatore Massari, il nostro ambasciatore in Egitto. L'Italia, come voi sapete, ha preso un impegno con la famiglia Regeni, naturalmente, con la memoria di Giulio Regeni, ma soprattutto, non soprattutto, ma anche, non soprattutto, ma anche con la dignità di ciascuno di noi nel dire che ci saremmo fermati soltanto di fronte alla verità. E di conseguenza, a nostro avviso, è fondamentale la valutazione che debbono fare gli inquirenti e i magistrati. Il dottor Pignatone, che è il capo della Procura di Roma, i suoi collaboratori si sono espressi quest'oggi al termine della 2 giorni di lavoro dei magistrati, degli inquirenti italo-egiziani e di conseguenza la decisione del governo italiano è arrivata immediatamente dopo che l'incontro tra i magistrati si è concluso. Dunque, il richiamo in patria per consultazioni significa che l'Italia conferma il proprio impegno con se stessa e con la famiglia Regeni. Ci fermeremo solo e soltanto davanti alla verità, quella vera. Questo è il primo tema che mi sembrava fondamentale dover introdurre. Direi di lasciare al Ministro Padoan l'introduzione sul DEF e poi di rispondere a delle domande e magari di fare anche, se c'è tempo, anch'io altre considerazioni. Prego, per carità. Grazie, buonasera. In sintesi, il messaggio del DEF è il seguente: l'economia italiana cresce, anzi la crescita accelera rispetto al 2015, che è un anno di crescita positiva dopo 3 anni di recessione. La crescita è in buona parte trainata dall'effetto delle misure del governo in termini di riforme e investimenti. Questa crescita si accompagna con un continuo miglioramento delle finanze pubbliche, sia in termini di saldo, deficit PIL, sia in termini di debito, che scende a cominciare dal 2016. Il tasso di crescita per il 2016 è dell'1,2%, nel 2017 è all'1,4% e nel 2018 all'1,5%. Il deficit nel 2015 è
confermato al 2.6, esattamente quanto previsto l'anno scorso, si attesta al 2.3 nel 2016 e all'1.8 nel 2017. Quindi viene confermato il principio ispiratore della politica del governo, che è quello di coniugare una politica di sostegno alla crescita e all'occupazione con una politica di risanamento della finanza pubblica, di rafforzamento della finanza pubblica, che ovviamente è indispensabile in un paese ad alto debito come il nostro. Da dove viene questa crescita? Il quadro internazionale è peggiorato anche rispetto a soli 6 mesi fa. La domanda internazionale è scesa e c'è una revisione al ribasso delle previsioni di tutte le istituzioni internazionali. L'inflazione non aumenta, invece scende nella zona euro, scende anche in Italia, e la crescita nominale più bassa è un impedimento ad un abbattimento del debito più veloce. L'euro, che si era deprezzato in misura significativa negli ultimi 12 mesi, invece si è di nuovo rivalutato e quindi penalizzato le esportazioni, almeno in parte. Ciò nonostante, la crescita c'è. E c'è, se si guardano le componenti della crescita, ciò che traina la crescita non sono tanto le esportazioni, che peraltro vanno bene, la competitività sta migliorando. Cresce perché i consumi delle famiglie, guidati da redditi più elevati e fiducia più forte, continuano ad aumentare, ma, e qui è un dato importante e positivo, perché gli investimenti, sia quelli pubblici che quelli privati, mostrano un'accelerazione. Questo è molto importante perché se gli investimenti aumentano vuol dire che c'è più supporto alla domanda, ma c'è anche il irrobustimento della crescita di medio periodo. E questo aumento degli investimenti è frutto in buona parte di misure che il governo ha preso a sostegno degli investimenti privati e di uno sforzo importante in accelerazione degli investimenti pubblici che stanno aumentando. Questo, oltre alle misure di riforma strutturale che cominciano a dare i loro frutti, permette al Paese di utilizzare quello che le clausole per flessibilità previste dalla Commissione europea permettono ad un Paese che abbia le finanze in ordine. Vorrei ricordare questo aspetto spesso dimenticato. L'Italia utilizza in pieno ciò che è possibile per un Paese che abbia a sua volta le finanze in ordine. Quindi c'è uno stretto rapporto positivo fra consolidamento della finanza pubblica e impatto delle riforme sulla stessa finanza pubblica, in senso appunto di maggiore flessibilità, ma anche sulla crescita. Quindi, e concludo questa mia brevissima introduzione, la politica economica del governo produce risultati tangibili. Non è vero che lo sforzo riformatore si sta indebolendo, come a volte si sente dire, perché evidentemente le riforme si votano in Parlamento, poi si implementano e solo quando si cominciano a vedere nei frutti si può dire che il processo di riforma è pienamente, non dico compiuto, ma pienamente in azione. E i benefici delle riforme si vedono a cominciare dal mercato del lavoro, dove il combinato disposto del Jobs Act e di agevolazioni fiscali comincia a dare frutti visibili e tangibili. Io mi fermerei qui e ovviamente... Grazie Piercarlo, permettetemi di estendere il ringraziamento non soltanto al Ministro Padoan, ma a tutta la staff e la squadra del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha lavorato duramente a questo documento economico e finanziario, in collaborazione ovviamente con tutti i nostri colleghi. Per Palazzo Chigi hanno lavorato duramente assieme a loro il Sottosegretario De Vincenti, il Ministro Boschi, il Sottosegretario Nannicini, anche a tutti loro e alle loro squadre. Il nostro grazie, credo che se ci sono delle domande siamo a vostra disposizione. Prego. Buonasera, Lorenzo Fotero, Bloomberg News. Se il Ministro fosse così gentile a darci ulteriori dettagli sul rapporto debito-PIL. Il debito-PIL. Per quest'anno e il prossimo. E il debito-PIL del 16, giusto? Per quest'anno e se lo ritiene sufficiente come calo per essere poi per verificarsi, o se saranno ci sarà bisogno di misure aggiuntive più avanti quest'anno. Prendiamo due o tre o rispondi subito? No, prendiamone subito. Prego.
Ministro, buonasera. Tabaglione di Scatigi 24. Lei ha indicato per il 2017 l'1,8 nel rapporto deficit-PIL. Questo vuol dire che nei confronti del rapporto con l'Europa ci sarà una richiesta di ulteriore flessibilità, perché nelle precedenti versioni diciamo era l'1,1, uno sforzo ben maggiore. Grazie. Prego. Sulla revisione del PIL, in crescita però una revisione al ribasso rispetto alle precedenti stime, cioè dall'1,6 all'1,2 all'1,3, e l'altro aspetto appunto se, come sembra, il governo sembra aver ottenuto o comunque in procinto di ottenere o di chiedere questi 11 miliardi di maggiore flessibilità per quanto riguarda il 2017. Grazie. Gasparetto dell'ANSA, volevo sapere se ci davate un'indicazione del target di privatizzazioni visto lo slittamento di ferrovie. A proposito di flessibilità, Katainen da Cernobbio ha già detto che bisognerà vedere se se ne può concedere ancora, perché l'Italia è quella che finora ha chiesto e usufruito di più della flessibilità. E da ultimo, se avete sfruttato l'occasione del Consiglio del Consiglio dei Ministri per fare un primo confronto sul dopo le dimissioni del Ministro Guidi. Per Carlo. Allora, il debito scende quest'anno di alcuni punti decimali, meno di quanto era previsto qualche mese fa, per una ragione molto semplice, che la crescita nominale e in particolare l'inflazione sono andate molto peggio in Italia come altrove di quanto atteso. Ciò malgrado, la crescita reale compensa in parte questa limitata discesa dei prezzi e permette al debito PIL di scendere di qualche punto percentuale. Poi avrete tutte le tabelle, questa discesa accelera andando avanti negli anni successivi. Il contributo delle privatizzazioni naturalmente è importante, e è uno degli aspetti per i quali, come è noto, la politica delle privatizzazioni produce effetti. Non è semplicemente quello di abbattere il debito, ma quello di aumentare anche l'efficienza e la produttività delle imprese che in parte vengono quotate sul mercato. L'1,8 richiede più flessibilità. La flessibilità che il governo incorpora, perché è in linea, come ho detto prima, con le norme per la concessione della flessibilità, è già pienamente incorporato. Quindi l'1,8 è compatibile con un pieno utilizzo di flessibilità esistente nell'ambito delle risorse del quadro europeo, è anche compatibile con quelle circostanze eccezionali, così si chiamano in gergo, che riguardano un deterioramento marcato dell'ambiente internazionale, in particolare, come citavo prima, la crescita più bassa a livello globale e l'inflazione assai più bassa rispetto alle previsioni. Quindi tutte queste cose, nella nostra interlocuzione continua con la Commissione, ci fanno ritenere tranquilli che questo 1,8 è assolutamente compatibile con il quadro europeo. Riguardo alla riduzione della stima del debito, giustamente è stato ricordato che nella nota di aggiornamento al DEF la stima di crescita per il 16 era 1,6, adesso si è ridotta a 1,2. Ripeto, tutto ciò è in gran parte, se non totalmente, ascrivibile al quadro internazionale e, come ho detto prima, malgrado questo quadro internazionale più debole, la crescita rimane importante. Il vero confronto che va fatto è fra lo 0,8 del 15 e l'1,2 del 16, quindi se vogliamo divertirci con i numeri è un aumento del 50% del tasso di crescita, e negli anni successivi questo tasso di crescita aumenta. Certo, non ci dobbiamo dire soddisfatti, ma questa è la ragione per cui lo sforzo di riforma strutturale deve andare avanti e andrà avanti. Le privatizzazioni, noi abbiamo appostato sul bilancio 0,5 di introiti da privatizzazioni, ci sono varie opzioni che stiamo esaminando che ci permetteranno di raggiungere quell'obiettivo.
Infine, non so se è stato Katainen, ma forse Dombrovskis, perché Katainen era il vicepresidente che si occupava prima di queste cose. Comunque la Commissione, il vicepresidente che si occupa di queste cose è Valdis Dombrovskis. L'argomento che l'Italia chieda troppo è, questo l'ho detto tante volte anche prima, semplicemente sbagliato. L'Italia è il paese che ottiene più flessibilità di altri paesi, perché l'Italia è più in regola di altri paesi per ottenere la flessibilità, sia dal punto di vista delle riforme che si fanno, sia dal punto di vista degli investimenti che si fanno, sia dal punto di vista del comportamento delle grandezze di finanza pubblica. Non dimentichiamoci che i paesi nel cosiddetto braccio correttivo, per fare un esempio a caso, la Francia, non possono, laddove lo volessero, utilizzare le clausole di flessibilità, perché la loro finanza pubblica non è in ordine come la nostra. Quindi questa storia che gli italiani sono ingordi è semplicemente sbagliata. Gli italiani sono in regola, non sono ingordi. Io faccio un grande retweet a tutto ciò che ha detto Padoan e me la cavo. Che non credo ci fossero domande ulteriori, no? Quindi... Sì, guardi, ce l'abbiamo qui, noi vi diamo anche delle slide dopo, per cui questa è la slide, non abbiamo a colore la slide, il dubbio ce l'hai qui, ecco qua, 132,4. Allora, nel 2016 il debito è 132,4, nel 2017 130,9, nel 2018 128,0 e nel 2019 123,8. A partire dal 15, scusami, 132,7. Allora, noi vi diamo questi dati, però prima risposta politica alla domanda politica. Ci saranno altre manovre? No. No. No, perché almeno questo che è il ritornello di alcuni autorevolissimi esponenti delle istituzioni, parlamentari, deputati, senatori, professori, premi Nobel mancati, che tutte le volte che c'è una manovra di questo governo dicono «Eh sì, ma adesso tra 3 mesi vedrete che manovrina che vi combinano Renzi e Padoan». In 2 anni e 2 mesi, in 26 mesi di convivenza, di unione civile, non abbiamo mai effettuato una manovra correttiva. È un termine che appartiene al passato, che è stato rottamato. Anzi, e qui permettetemi di fare a me una considerazione economica, non perché sia bravo, ma perché voglio rendere omaggio al MEF e soprattutto al Ministro. Vorrei, ve lo presenteremo, dare i dati di scostamento tra le previsioni e il PIL effettivo. Roba da addetti ai lavori, roba noiosa. Io prima di fare questo mestiere, lo dico a chi ci segue da casa, quando arrivava a sta parte cambiavo canale. Però per chi è un sostenitore della necessità di approfondire le questioni, perché ormai sembra che sia patrimonio soltanto di alcuni, il fatto che ci sia una revisione all'1,2 delle previsioni di crescita è un fatto di serietà. Il fatto politico è questo: l'Italia cresce. È partita di qui, -2,3, -1,9, -0,4, +0,8, +1,2. Questi sono i numeri. Ce l'avevamo anche a colori, ma non volendo stupirvi con effetti speciali, abbiamo scelto questa che è tranquilla, in bianco e nero, molto, molto grigia, molto burocratese. Questa è la realtà. Padoan poi ve la dice ancora meglio e vi dice la crescita accelera del 50% rispetto al 2015. Detta in linguaggio semplice, nel 2016 si sta meglio che nel 2015. Nel 2016 andremo meglio di come siamo andati nel 2015. Nel 2015 siamo andati meglio che nel 2014. L'Italia migliora. Ma, questo è il punto, le previsioni che vengono date, solitamente, noi abbiamo fatto un esercizio, abbiamo guardato gli ultimi 5 anni, ed è questa slide qui, anche questa, poi la daremo a colori, vero? Questa la do a colori, perché mi sono... prendo l'iPad... Vanno perché sono dietro? Benissimo, la TV a colori, era la TV in bianco e nero, era una parte della sinistra radicale che non voleva la TV a colori. Vi faccio vedere qui che l'iPad di Sensi, non si vede niente, vero? Perfetto, non ve lo faccio vedere, faccio vedere di qua. L'iPad di Sensi, Nel 2011 chi ha fatto la previsione DEF ha detto +1,1,
alla fine il risultato è stato più 0,4, il differenziale meno 0,7. Cioè la differenza tra la previsione fatta e la realtà è stata col segno negativo. Quelli che hanno fatto le previsioni sono stati un po' troppo ottimisti. Nel 2012 siamo passati da meno 1,2, che era la previsione, al dato finale di meno 2,3. Quelli che hanno fatto la previsione sono stati un po' troppo ottimisti. Nel 2013 hanno detto meno 1,3 e poi è diventato meno 1,9. Quelli che hanno fatto la previsione sono stati un po' troppo ottimisti. Nel 2014, peraltro noi eravamo appena arrivati, quindi abbiamo preso il materiale di chi veniva prima da noi, la previsione era più 0,8, la realtà era meno 0,4. Nel 2015, primo dato totalmente ascrivibile alla gestione del ministro Padoan, la previsione era più 0,7, la realtà è stata più 0,8. Per la prima volta da anni la previsione è stata più saggia, più seria, più prudente. Sta cosa la dico perché mi fa imbestialire. Tutte le volte dico, ma non possiamo mettere un numerino un po' più alto di crescita, che almeno andiamo meglio, stiamo più tranquilli, ci fanno meno polemiche. La serietà e il rigore è quello che porta per la prima volta questo governo a fare delle previsioni più basse di quella che poi è la realtà. Questo perché non soltanto c'è il deficit più basso degli ultimi 10 anni, fanno le manovre in deficit, è il deficit più basso degli ultimi 10 anni, non soltanto il debito si stabilizza e anzi addirittura inizia a scendere, ma c'è anche un rigore nella previsione che credo debba renderci felici della serietà. Io ero più felice se mi faceva scrivere più 8,9% di crescita, ma incomprensibilmente egli non ha voluto, non so bene perché, era una crescita che credo nel mondo ormai non abbia più neanche la Cina, penso. Detto questo, tornando per un attimo alla serietà, no, questa è molto seria, ma eliminando la battuta che ho fatto, questione ministero, è evidente che è stato il primo Consiglio dei Ministri dopo le dimissioni di Federica Guidi. Nelle prossimi giorni verificheremo le soluzioni più idonee per sostituire al Ministero per lo Sviluppo Economico Federica, ed è del tutto evidente che il nostro impegno è quello di continuare a lavorare con grandissima determinazione perché questo Paese venga sbloccato. C'è un dato che ha dato Padoan, che è quello che la crescita, lui l'ha detta meglio di come la dico io, viene comunque trainata non soltanto dalle riforme, ma dal fatto che per la prima volta dopo anni c'è un segno più sulle infrastrutture. Questo è l'elemento chiave, cioè finalmente far ripartire le infrastrutture. Credo che non serva essere keynesiani per capire che soltanto facendo ripartire le infrastrutture, sbloccando i nodi intrecciati delle pubbliche amministrazioni italiane, finalmente potremo ripartire. Quanto alle ricostruzioni e ai pettegolezzi, io li definisco così, ovviamente noi abbiamo il massimo rispetto del lavoro della magistratura, di tutte le indagini che sono aperte. Il fatto che vi siano frasi più o meno educate, più o meno eleganti, è sicuramente un qualcosa che colpisce l'opinione pubblica. Vi dico che se mettessero sotto controllo per un anno i telefoni delle vostre redazioni, a mio giudizio potrebbe accadere che qualche collega, rileggendo ciò che dice il collega della scrivania accanto, non sarebbe poi entusiasta di ciò che dice, o che magari si guarda il direttore a chi ha fatto scrivere sto pezzo, chi ha dato questo servizio. Naturalmente è importante che ci sia la piena attenzione su ciò che costituisce reato. Ciò che costituisce pettegolezzo o vita personale o vita familiare o vita di normali relazioni d'ufficio, credo che invece debba essere derubricato a quello che è, e cioè dimensione di rapporti umani. Anzi, mi stupisco che alcune delle cose che leggo siano sui giornali. Non tutto, a mio giudizio, quello che è stato pubblicato attiene alla dimensione politica, naturalmente, alla dimensione giudiziaria. Naturalmente questa è una valutazione che fanno i direttori dei giornali, per cui la rispettiamo con molta tranquillità, però se la domanda è cambiato qualcosa? Assolutamente nulla. Questo è un governo che sta sbloccando, ma voi siete il governo, noi siamo il governo che ha commissariato il MOSE, siamo il governo che ha commissariato l'Expo, siamo il governo che ha fatto leggi più dure sull'anticorruzione,
Siamo il governo che ha fatto per la prima volta introdotto i reati ambientali. Siamo il governo che ha riportato i soldi dalla Svizzera di chi non aveva pagato le tasse in Italia facendogliele pagare. Siamo il governo che fa finalmente dopo tanti anni le cose che in passato non sono state fatte. Questa è la cifra del nostro essere squadra di governo e lo siamo con tutte le nostre difficoltà ma anche con tutte le nostre diversità. Tuttavia molto coesi, molto compatti e molto convinti che quello che stiamo facendo serve all'Italia. È un servizio che facciamo per l'Italia. Quindi ci tenevo a dirvelo perché non vorrei che vi fossero dei problemi o dei malintesi. Naturalmente continueremo a discutere, a capigliarci sugli zero virgola. Tutte le volte che Padova inizia con i numeri c'è sempre una ola degli altri ministri che spererebbero in numeri meno rigorosi, ma il rigore del ministro a cui ho detto pubblicamente il mio e il nostro grazie, ha consentito di essere il primo governo dopo tanti anni che non soltanto azzecca le previsioni, ma che è addirittura prudente. E chissà, chi lo sa, che anche per il 2016 non possiamo avere la bella sorpresa di sapere che sono stati un po' troppo prudenti. Noi ce lo auguriamo, lavoriamo in questa direzione, non diamo corso e credito ai pettegolezzi, laddove c'è un'indagine giudiziaria invece abbiamo il pieno rispetto della magistratura e speriamo che la magistratura possa arrivare a sentenza, chiamasi sentenza quella che passa in giudicato, quella cioè che arriva al vaglio del terzo grado, perché così prevede la Costituzione più bella del mondo, quella che è la Costituzione italiana, che noi non soltanto difendiamo ma abbiamo persino letto e quindi come tali siamo assolutamente convinti che ci sia bisogno di dare una mano ai magistrati perché possano arrivare a fare le loro sentenze, noi facciamo il tifo per loro e contemporaneamente lavoriamo perché l'Italia possa smettere di essere il paese in cui le opere pubbliche si fermano. Se c'è un problema si arresta il ladro, non si fermano le opere pubbliche. Da noi lasciamo fuori il ladro e blocchiamo le opere pubbliche, va bene. Bisogna arrestare i ladri e mandare avanti le opere pubbliche e quelle private che servono nell'interesse pubblico. Siamo impegnati in questa direzione, in bocca al lupo a tutti voi, credo che non ci siano altre domande, ove ci fossero purtroppo il tempo è scaduto perché non avete preso la domanda, però se volete adesso Basso può farvi un piccolo briefing su tutti i numeri del tendenziale, come si chiama quello del deficit tendenziale rispetto al programmatico e può sicuramente intrattenersi con voi su tutte le considerazioni sulle quali avete bisogno di un nostro aiuto. Prego, approfittatene.